ha vissute e le ha vinte, noi se vogliamo superare e affrontare con coraggio, dobbiamo veramente affidarci nelle sue mani. E questa resurrezione sia anche perché Dio voglia lo sguardo sul nostro mondo, sui suoi figli, perché davvero voglia fine anche a questa pandemia che sta limitando la nostra libertà, soprattutto sta anche creando sofferenza ovunque. Auguri davvero che buona Pasqua sia davvero una svolta nella nostra vita di relazioni e di tutto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Di questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo che esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Io voglio ringraziare innanzitutto coloro che in questi giorni hanno offerto una grande collaborazione per allestire l'altare della riposizione, per creare anche tanti segni di qui, anche per il servizio che ci garantisce tipo la protezione civile, che sono anche appartengono alla nostra comunità parrocchiale, ma che comunque offrono sempre il loro contributo per garantire la massima sicurezza, le distanze eccetera, quindi si mettono a disposizione della comunità. Ecco, voglio ringraziare tutti, non faccio nome perché altrimenti rischio sempre di dimenticarne qualcuno, invece così prendo tutti. Grazie a voi per la partecipazione, auguriamo davvero una vita nella luce e nella pace. La messa è finita, anzi, non si dice più, non voglio dirlo, perché dire la messa è finita significa che finisce anche la missione. No, allora andate e portate e testimoniate il Vangelo di Cristo risorto. Alleluia.